Io credo che il cinema, cosiddetto di finzione, quello che noi chiamiamo cinema, sia qualcosa di narrativo. Ho questa credenza, nel senso che tu racconti una storia, che però è un contratto implicito fra te e lo spettatore, in cui teoricamente si dovrebbe essere alla pari. Certo, se poi firmi dei contratti lavorativi che ti fregano e ti ingannano, ecco. Il caso di un certo cinema è quando fai un contatto con lo spettatore fraudolento, in questo caso. Poi uno può considerarlo che prenderlo nel culo è una cosa bella, lavorativamente, non sto parlando di sesso, quindi non mi dite cose strane, che io sono di un tipo, di un altro, che mi accusate di cose. Metafore. A uno può piacere, ad altri no. Allora, mi spiegate, se io volessi vedere un inno di discorso politico. Ci sono un sacco di televisioni, sì, di canali in televisione che parlano di questo. Bruno Vespa ci ha fatto una carriera. Vado a comprarmi i libri della Meloni, o i libri di chiunque altro. Poi nel cinema c'è quello documentario e quello di finzione. Ok, bene. Se ci sono queste etichette sbagliate quanto volete, ci sarà una ragione. Se nel cinema narrativo ci sono i generi, ci sarà una ragione. Benissimo. Uno dice, beh, il cinema politico, sto arrivando al tema, che sarà una recensione non recensione di Candyman. Se uno fa il cinema politico non vuol dire che un cinema differente da quello narrativo è inserito nel cinema narrativo. Perché? Rosy, per esempio, prende, ho portato qua una recensione di Uomini contro, lo metto sopra, fa cinema politico, ma con le regole del cinema narrativo. Quindi ti racconta una storia che poi ti fa riflettere su un punto, ma il percorso è questo e poi ti mette davanti il problema. Ora, se questa regola di presentarti gradualmente un tema e poi farti capire quello che preoccupa maggiormente l'autore in questione, ma se fosse il contrario, mi spiego, se fosse questo, cioè che tutto il tempo ti dicono una cosa e tu, spettatore, comprendi che stanno a fare un discorso politico e ogni tanto ci mettono anche la trama. A questo punto l'arte viene destrutturata e diventa politica, quindi non è l'arte che usa una tematica fra cui la politica per parlare di un tema, ma è la politica che si veste da arte, quindi la tecnica cinematografica, la fotografia, i movimenti, i carrelli, chiami gli attori bravi, fai quello che vuoi. E in realtà tu stai facendo un discorso politico, al pari di Spike Lee che in Da 5 Bloods a un certo punto interrompe la pellicola per dirti: ma lo sai che il più grande corridore nero della storia è uno che nel 1974 ha fatto 100 il cazzo che mi frega, se non stai parlando di quella cosa lì. Arriviamo a Candyman. Io sono basito. Il film tecnicamente è valido. Sì, colpisce per il lato tecnico, è abbastanza intrigante. Le scene prese singolarmente hanno un fascino, alcune. Però chiaramente se le metti in fila capisci che c'è qualcosa che non va. E questo perché la sceneggiatura non è narrativa. Non stai raccontando una storia. Jordan Peele, che ha scritto la sceneggiatura insieme a forse la regista stessa, insieme a un altro comunque, non ti stanno raccontando una storia. Stanno usando la volontà di dire: noi black dobbiamo ribellarci, uccidere i neri, punire i bianchi, scusate, noi neri dobbiamo vendicarci e punire i bianchi perché sono cattivi e ci hanno fatto questo, questo e questo. Ok? E te lo dicono da scena 1 fino alla fine. E facciamo attenzione che la sceneggiatura sembra
essere canonica. C'è la storia di Candyman, se lo chiami 5 volte allo specchio. Quando vidi il trailer tempo fa, pensai, vabbè, sarà una puntata di Supernatural, magari fatto con qualche soldo in più. C'è il mostro, devono scappare. E invece no, perché a mio parere, non è un horror questo. È un film drammatico, con chiari intenti politici. Io non sono contro l'intento politico di questo film, sia chiaro, ma sono contro un messaggio politico che non è sfaccettato. Cioè, tu vuoi dirmi che questa forbice così è maltrattata in questo modo? Ok? Ci sta, ci sta. Però, invece di dirmi, ah, tu hai messo così la forbice, sei un mostro e noi ci dobbiamo vendicare di te, mi sta bene, devi farmi vedere questa forbice che si apre in tutte le posizioni. Così, 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 magari sfrondo la punta, in modo che arrivo a fine film, che ho visto questa cosa, e dico, va bene, bella riflessione. Ci sta questo tecnicismo. Se invece, come si fa in questo film, dal minuto uno mi ripetono sempre la stessa cosa, io mi incazzo, anche perché narrativamente inseriscono che Candyman, qua faccio spoiler, me ne frega il cazzo di nulla. Candyman non è neanche più l'eroe slasher normale, insomma, quello che uccide chiunque, no? Qua uccide solo i bianchi. Ve lo giuro sulla mia vita, c'è una regola nel film. Chi chiama Candyman viene massacrato. Guarda un po'. La maggior parte sono bianchi che chiamano Candyman, che sono i cattivi della pellicola, e vengono sbudellati di conseguenza. Ok? Ma nel momento in cui è un nero che chiama Candyman, con la scena dell'auto della polizia, lei non viene uccisa. Facciamo notare questa cosa perché Candyman diventa strumento politico di protesta e rivendicazione sociale. Ma lo si fa senza un discorso politico che sorregge, perché Jordan Peele, che è produttore e sceneggiatore, ma non ha diretto il film. Sì, grazie al cazzo, l'ha diretto qualcun altro, ma è lui a capo del progetto, diciamoci la verità. Allora, Jordan Peele ha fatto con Get Out, si è impegnato a scrivere una storia di finzione e ha inserito il messaggio politico. Perfetto. Poi ha alzato il tiro con Us, ha detto, mo faccio la cosa d'autore con i neri che devono vincere, che vengono sfruttati nel sottosuolo. Ok, qua l'ha fatta grossa. L'ha sparata proprio. Ha detto: ma io sono bravo, ma che cazzo me ne frega? Andiamo oltre. Prendiamo un horror slasher e lo facciamo diventare un documentario sociopolitico sulla condizione dei neri. Io sono basito. Sono basito e la prova ne è che tutti i bianchi sono degli stronzi allucinanti. Tutti, c'è solo una donna che compare per mezza scena che sembra favorire la donna, diciamo, protagonista. Gli altri sono tutti dei pezzi di merda. Tutti. I neri sono tutti sfruttati, picchiati. E la prova definitiva, se vogliamo, è che il finale è monco. Cioè, tu pensi che sconfiggendo Candyman, Candyman farà qualcosa, ci sarà una reazione a Candyman? No, finisce con la polizia che uccide il nero, ok, diciamo così, senza ragione, con la scena terrificante dell'auto della polizia, dove si sottolinea ancora questa cosa con quello che fa. Allora lei ha due possibilità: o confessa che noi abbiamo dovuto uccidere il suo amico per legittima difesa, che cosa che era falsa, oppure va in prigione. Ok. Lei chiama Candyman, che però non uccide la stessa donna che l'ha chiamato, a differenza di tutti gli altri personaggi del film. Lui fa una strage e si chiude con Candyman che parla con la donna e dice: lancia il messaggio che io esisto. Quindi lancia il messaggio che dobbiamo uccidere tutti i bianchi che ci troviamo davanti, che ci picchiano, che abusano di noi, che ci calpestano. Ora, io sono bianco, caucasico, io non ho mai picchiato un nero.
non ho mai fatto abuso di potere sul nero. E uno dirà: vabbè, ma loro parlano all'America, simbolo del simbolo del simbolo, all'America. E sti cazzi però, perché il film vive per sempre. Jordan Peele lo sa, vive per sempre in tutto il mondo. Se tu vuoi fare una cosa specifica, metti un bel titolo all'inizio del film dicendo: questo riguarda gli Stati Uniti d'America e i bianchi caucasici che calpestano i diritti dei neri. Allora, io lo guardo e dico: ok, sono americano? No. Sono bianco? Sì. Calpesto i diritti dei neri? No. Ok. Ma tu stai frodando lo spettatore in un modo terribile, perché io mi devo sentire preso per culo, perché tu mi hai comunque invitato al cinema pensando di vedere uno slasher con qualche riferimento, magari sicuramente, perché conoscendo un po' la storia di Candyman uno può fare 2 più 2. Ma il film è interamente su questo. C'è una parte iniziale in cui ci sono quattro seduti in questo appartamento e uno dice: perché qua il ghetto una volta era dei neri, però fate attenzione perché lo Stato bianco ha creato prima il ghetto, poi si è vergognato di averlo creato, dove ci hanno messo tutti i neri, tutti i nostri fratelli, e poi ha detto: ah, adesso buttiamo giù il ghetto, vi diamo una nuova casa per prenderci in giro noi, black. E lo dice 3 volte nella prima mezz'ora. Se io vo avessi voluto vedere una cosa così, me ne andavo su YouTube, sul canale, sull'account Instagram di Jordan Peele. Io mi sono rotto il cazzo. Jordan Peele, tu per me, out, out. Sappi che se non cambi questa linea di pensiero, recensirò i tuoi film che scrivi, dirigi, produci, eccetera, che poi sono se sempre uguali tutti, allo stesso modo. 2 minuti sul film, essendo una sceneggiatura completamente sfilacciata, senza senso, senza un soggetto, tranne quello di dimostrare che i bianchi sono cattivissimi, che Candyman diventa simbolo, quindi di rivendicazione sociale, la fotografia è buona, ma in un contesto dove le scene non sono collegate. Recitazione sufficiente perché i personaggi non sono sviluppati. C'era un bello spunto che Candyman potesse diventare l'artista, quindi eredità dell'artista che si batte per le cause civili. Quello mi sarebbe piaciuto, cioè impostare il film che quello là, un po' alla Mosca di Cronenberg, diventa piano piano Candyman e si rende conto di poter fare quello che fa Candyman con la violenza, con l'arte, battendosi per i diritti civili e politici, diventando famoso, facendo parlare di sé. Sarebbe stato davvero interessante. Niente, sprecato. Scene horror. A me non mi ha mai inquietato. Mai. Anche il mostro compare per pochissimo. Non si sono nemmeno impegnati a fare una via di mezzo fra l'intrattenimento horror e il discorso politico. Niente. Candyman compare negli specchi, fuori scena. Mi sono annoiato moltissimo nella parte centrale e nelle altre 2 parti mi sono arrabbiato come una bestia. È noioso, un film dannatamente noioso perché tu capisci che non sei stato invitato per condividere una storia, ma per farti fare il lavaggio del cervello e farti convincere da Jordan Peele che tutti i bianchi sono dei grandi pezzi di merda.